Altro giorno, altra base troll, e come al solito saranno i nostri poveri giganti a farne le spese. Io sono pronto, e voi? Belle leggende, io sono Ale e oggi siamo qui, ritornati, proprio così, su Clash of Clans con un altro episodio. Quest'oggi formeremo un'altra base troll, quindi assolutamente ragazzi, like per questa nuova serie su Clash of Clans che sta esplodendo, espandendosi e finalmente sta finendo anche la scuola, quindi evviva, possiamo snerdicchiare qui su Clash of Clans, sono davvero contentissimo. Allora ragazzi, piccole news sul mio villaggio. Allora, innanzitutto, come potete vedere, ho migliorato il municipio al livello 4, si chiama sala del costruttore. Mannaggia che ignorantello che sono. Comunque, come vedete, non ho ancora formato alcuna formazione perché stavo aspettandovi. E ho anche questa torre dell'orologio che mi permette, per quelli che non lo sapessero, di fare per 4 per migliorare la produzione durante un attacco. Comunque migliorare, giocare più freneticamente, in poche parole. Quindi miglioreremo per dopo aver fatto la nostra disposizione. Ho sbloccato tutto, quindi le nuove unità, il bombarolo, il drago, che vedremo proprio in questo video. E che bello ragazzi, come ho detto, ho un sacco di risorse ma non posso spenderle perché è lentissimo questo muratore, questo coso qui, questo non so cosa sia. Lasciando stare questo e lasciando stare la mia erbetta alta e lasciamo stare. L'obiettivo di oggi qual è? È quello di far cadere dentro, all'interno, un gigante. Cioè è una base troll anti-giganti che praticamente fa cadere i giganti in un quadratino che noi costruiamo, così rimangono bloccati e sono bloccati tra le mura. Se del genere, se è il bombarolo sei finito, ma non lo usa nessuno ai primi livelli visto che ancora non è molto intelligente. Io qui ci posizionerei, aspetta, facciamo le cose fatte bene. Che sarebbe il posto in cui i giganti dovrebbero andare a parare. Per far arrivare i giganti dobbiamo prendere assolutamente un diversivo, assolutamente, come vedete, qui mettiamo. A questo punto dobbiamo far arrivare i giganti in questo punto, quindi dobbiamo far convogliare le mura proprio in questo punto. E che fare se non questa cosa? In modo tale, cioè proprio così a caso, non ha un senso questa cosa. Proteggere giusto la via. Quindi a questo punto mettiamo una difesa brutta, quindi mettiamo il cannone. Ragazzi, testiamo che è finalmente un po' di luce da questo cannone. Mettiamo il cannone che dovrebbe attirare il nostro gigante. Quindi mettiamo, basta, mettiamo che ne so. Mettiamo qui l'erba alta, mannaggia quanto. Ma che c'è qui? C'è un cerbiatto? Cosa c'è che si muove? Vabbè, lasciamo stare che è meglio. E comunque qui, visto che non abbiamo nulla, proteggiamo tantissimo. Qui ci mettiamo lo spacca ossa. Mettiamoci, tac, questo. Mettiamo anche qui, raga, è venuta un obrobio questa base troll, lo so, però me ne scuso. Qui, ragazzi, dovremo fare qualche tentativo, perché ovviamente voglio costruire le live e sono i primi atti. Oh, ancora 30 mura in tutto ciò. Va bene, allora va bene. Qui recintiamo in modo tale che non gli vengano strane idee di attaccare il nostro municipiozzo. Recintiamo. Ragazzi, se non fatelo a casa, non provateci a casa, vi prego. Quindi mina, due mine vicine non va bene, quindi ne mettiamo una qui. Anzi, mettiamo la mega mina qui, che sono di buon umore, quindi mettiamo la mega mina qui. Metto la caserma di gemme qui. Mannaggia a me, mettiamo così proprio bello, una base bella, hashtag base bella, perdonatelo, non sa cosa fa, non sa quello che fa, troll sul bistroll del genere che se non te ne accorgi scleri. Ok, a questo punto cosa avevo in mente, perché secondo voi ho lasciato questo buchetto? Perché ora ci andiamo a mettere una decorazione, la più ignorante che troviamo. Quindi ci mettiamo un bel falò del genere, dai, provaci se ci riesci.
e proviamo a fare una battaglia, potenziamo la nostra torre dell'orologio. Quindi ragazzi, finalmente è giunto il momento, perdiamo un po' di coppe, giusto un po' ragazzi. Siamo contro questo, non so chi tra due ha una base peggiore, però credo che in questo frangente possano ritornarci utili i bomboroli, che hanno, come dicevo, un'intelligenza artificiale sovraffina. Quindi schieriamo sempre prima gli arcieri, mettiamo i giganti, mettiamo i due bombaroli che vanno a spaccare le truppe e vanno ad aprire un varco. Però ovviamente non è che vanno ad aprire la seconda fila di mura questi scaltri, ma vanno... Ah, c'è lo spacca ossa. Mamma mia, ho provato dolorissimo. No, non ritornate, stolti, non ritornate lì, ma fortuna questo bombarolo che va a distruggere. Ma no, ma bombarolo, vai a distruggere, mannaggia. Perché quel muro? Per cosa ti ha fatto quel muro? Cosa... 40%, raga, 40%, mannaggia. L'avversario sta attaccando. Perché, caspiterina, quando hai il bonus per 4, ti ci mettono 3 anni ad attaccarti. Poi una base del genere non ha funzionato. Beh, bene. Guardate ragazzi come ho trollato Arsh. Lui ha messo le truppe direttamente nella nostra trappola e come vedete ha preso il municipio, ma poi è stato intrappolato tra le nostre difese. Base troll ragazzi, che ha funzionato, perché come vedete finalmente questa inizia a funzionare. Come vedete ha fatto il municipio, ma una stella con 23%, il che è molto bassa. Infatti io con un modesto 50% e 2 stelle me la sono cavata e come vedete ho vinto. E vai, apriamo con i bomboni Baroli e non ha difese, cioè questo tizio qui, quindi posso fare quello che mi pare. Forse questo il 50 viene, cioè assolutamente il 50% viene. Solo che questi bombaroli, mannaggia, aprono solo la prima fila di mura e poi se ne infi... Innanzitutto ho visto la morte in faccia. Ma questi bombaroli, raga, che... Ma dov'è fi... Da come? L'ho messo qui, i giganti sono finiti dall'altra parte del villaggio. Raga, ma perché devo fare... Ma basta, speriamo di rifarci per la difesa. 25% distrutto nel frattempo. Intanto doniamo, ragazzi, doniamo un pack a questo tizio che gli chiede di continuo. E questo vuole sempre Dragonmongo, quindi facciamogli Dragonmongo nel frattempo. Qui addirittura, ragazzi, stiamo attaccando, stiamo andando per la terza stella, come vedete. Stiamo andando per la terza stella con questo gigantone che va e stirpa incredibilmente. E proviamo a vedere se riusciamo a fare anche una bella difesa in modo tale da conquistare altra vittoria. Visto che durante questo video non sto facendo un granché, registriamo gli off camera che vengono meglio, ragazzi. No, la bomba gigante mi ha fatto sudare 17 camicie. Ah, ma dai, che lurido, ha le cose sotto. Ma tranquillo, perché manca ancora 1 minuto e 27. Mi sembrava un po' spoglio questo villaggio. Aia, povero arciere. Andiamo con nonchalance a prendere le ultime 3 difese. Sono curioso di sapere cosa ha fatto la nostra beast troll nel frattempo. Perché sono curioso, non posso essere curioso. Ok, come vedete l'arciere sta estirpando l'ultima torre dell'orologio, che scocca la sua ultima ora. 54 secondi per estirpare quest'ultimo laboratorio. Ce la farai, certo, noi confidiamo in te, arciere, noi confidiamo in te. C'è anche questo barbarozzo che ti fa compagnia con la doppia ascetta, quindi nessun problema. Andiamo a vedere, sono troppo curioso di vedere cosa abbia fatto la nostra base troll. Andiamo a vedere se abbiamo filato piango. E ha messo sempre gli arcieri e immagino che abbia fatto sempre la stessa roba di prima. Ha fatto però 2 stelle. Come vedete gli arcieri stanno per entrare nella trappola. Eccoli, 3 arcieri intrappolati. Ma noi vogliamo il gigante. No barbari, andate al centro per favore, da bravi. Ok, bravi tutti, tranne i bombaroli come al solito che vanno ad attaccare i muri così a caso. E quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, ovviamente vi invito a lasciare un like. Vi lascerò ora la clip di io che riprovo finché non mi escono i giganti, se no il video durerebbe 20 minuti, quindi vi lascerò la clip a fine video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, mi raccomando, lascia un like e iscriviti. Noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Un salutone leggendario a tutti. Che fail, mi vergogno.